Yannick Sinner Shock. Ecco cosa ha fatto in diretta TV. Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Yannick Sinner ha dato vita a uno spettacolo eccezionale durante la partita contro Talon Griekspoor ad Halle, realizzando uno dei punti più spettacolari della stagione. La sua prestazione atletica e tecnica ha riaffermato il suo posto tra i migliori giocatori del mondo. Nel secondo set, dopo aver perso il primo e aver salvato tre pericolose palle break sul 2-2, Sinner ha avuto l'occasione di strappare il servizio al tenace olandese. Griekspoor controllava lo scambio e sembrava sul punto di chiudere con un dritto vincente, ma un colpo della rete ha deviato la palla, creando un momento di incertezza. Il colpo, smorzato dal nastro, è rimbalzato quasi a metà campo, cogliendo di sorpresa anche Sinner, che con uno sprint eccezionale e un cambio di direzione repentino, si è precipitato sulla palla. Con una corsa velocissima e un cambio di direzione improvviso, Sinner si è lanciato verso la palla, stupendo il pubblico con un recupero straordinario. In un gesto quasi acrobatico, ha colpito in tuffo, realizzando un passante incrociato che ha scatenato un'ovazione. Sinner è finito a terra con una capriola, ma si è rialzato rapidamente, ridendo della sua incredibile prodezza appena compiuta. Griekspoor, invece, è rimasto appoggiato ai tabelloni, sconfortato, guardando il suo angolo con le braccia aperte in segno di resa. Questo punto eccezionale ha avuto un impatto psicologico devastante sull'olandese, che non è riuscito a riprendersi dal colpo. Dopo questa partita, Sinner ha dimostrato di essere tornato in piena forma, pronto a competere ai massimi livelli con la determinazione e il talento che lo caratterizzano.